È solo la pelle. Quindi ora è più grosso? E affamato. Non male. È nuovo. L'edificio è pieno di cacciatori. Novità su Connors? Ah, sì. Genki lo sta seguendo. Ehi, signor Parker. Signor Spider-Man. Ma i dati sono incompleti. Forse posso aiutarvi. Ah, quello è sangue. Ehi, un attimo. Prova a metterlo qui. Scanner integrato. Utile. Wow, questi dati spaccano. Un secondo. Ok, ho trovato qualcosa. Ehi, Genki, con calma. Non ero io. Neanche io. Io neanche ce l'ho uno stomaco. Andiamo! Posso perdere Connors. Harry sta male e lui è il solo a poterlo aiutare. No! Tu prendi i droni, io le moto d'acqua. Spider-Man è qui! Ehi, me lo presti? È super, super emozionante! Nervi saldi, coso! E occhio a quei droni! Tranquillo, mi rilevano come alleato. Spider-Man! Ellie, stendiamolo! Date una festa in yacht senza di me! Di acqua salata in cui Spider-Man sta combattendo! Tutti al riparo! Aiuta la barca! Okay. Io penso all'uccello robot assassino! Vi avevo detto di lasciar stare Connors! Ve la siete cercata! Nubi velenose! Tutto qui! Ho quasi fatto! I civili sono al sicuro! Lì come va? L'elicottero non si arrende! Sono dietro di te! Abbattiamolo insieme! Non c'è tempo! Sei mio! Tenetevi forte, ragazzi! Oh, no, no, no! Attento, ha delle... Contromisure! Spider-Man, resisti! Tira! Quello coi tentacoli! Muoversi, muoversi! Yeah.
È fatta! Pit! Alley-oop al 3! Ok! Uno! Due! Tre! Power! Banga! Ci è sfuggito. Tranquillo, Pit. Ho il rilevatore. Forza, andiamo prima che si allontani. No. È mio. Ne sei sicuro? Ha dei bei dentoni. Anche io. Non fa sempre così, vero? No. Non fa mai così. Il segnale di Connors viene dalle fogne sotto l'Upper West Side. Vado. Ehi, trovato qualcosa da Connors? No, ma inseguirlo ora! Qualcosa non va? Niente! Certo, niente, eh? Miles era fuori forma. L'avevamo quasi preso. Voleva soltanto rendersi utile. In certi casi è meglio sbrigarsela da solo. Ma non è giusto, Pete. Siamo una squadra. Abbiamo bisogno di Connors. Per Ellie. Ok. Chiamami quando lo trovi. È arrivata la settimana della moda? Spider-Man sembra convinto di sì e ha già sfoggiato il suo nuovo costume Total Black. Ma l'abito non fa il monaco e il ragno rimane una minaccia, altro che! Durante uno scontro con i cacciatori ha seminato il caos nel Queens, causando danni e trasformandosi. Posso entrare nelle fogne da lì? Harry. Sei vivo? Non ti sentivo da un po'? Ho quasi trovato Connors. Gli inietterò l'antidoto e ti darò indietro la tuta. Ok. Dimmi quando lo trovi. Tubi di piombo disturbano il segnale. Dove sta andando? Cosa ci fa una telecamera di sicurezza qua? Rimediamo i danni di Lizard, cominciando da quel tubo.
Solo Lizard può peggiorare le condizioni di un... Si è aperto una via verso una vecchia linea della metro. Dunque sia stato un incidente. Connors non vuole essere scritto. Già, ha squarciato un tubo delle fogne. Cerca di allagare i tunnel dietro di lui. Oscorp nelle fogne. Norman avrà creato questo posto per Connors all'epoca. Sarà tutto gestito con fondi neri. Vecchi antidoti. Sono inutili ormai. Potrebbe essere il campione usato da Connors per la formula originale. A cosa stava lavorando Connors per conto di Norman? Perché stava tracciando coordinate celesti? Questo simbolo. Non sapevo che Connors studiasse lingue antiche. L'ho già visto da qualche parte. Dove? Simbiosi mutualistica. Connors cercava sempre le risposte ai suoi problemi in altri organismi. Hanno anche una camera sterile. Un attimo. Questo è l'acceleratore di particelle della fondazione. Connors l'ha usato per esaminare dei minerali. Colpa mia. Grande, tutto spento. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Questo no. Questo no. Per l'esame motore. Posso farcela. Ci siamo già passati, Connors. Se sei lì dentro, mi farebbe comodo una mano. E a terra, devo approfittare. Thank you.
grande scienziato! Hai commesso degli errori, ma non deve finire così! È così che vuoi essere ricordato dalla tua famiglia! Vuoi ancora stare con loro? Quella coda è un problema! Pensa a tua moglie! A tuo figlio! Hanno bisogno di te! Tuo figlio non deve crescere senza un padre! Combatti! Per lui! Così non va! Posso guarirti per sempre! Cerca di venirmi incontro! Bloccarlo con le tele.
Mancava solo la polizia! State indietro! Devo raggiungerlo! Non voglio farlo! Sta fermo! Cacciatori! Sul serio? Ve la siete cercata! Maledetti cacciatori! Via da qui, ho detto! Lo sto perdendo di vista! Sono stanco di inseguire lucertole. Non ho tempo per questo! Connors! Ora ci siamo! Ma la pelle è troppo dura! Lago incastrato! Non posso perdere l'antidoto! Wow! Cosa farai una volta in giro? Volerai via?
corsa! È fichissima e schifosissima. Ok, se devo, userò le cattive. Ma che cos'è? Ti stai evolvendo in uno stegosauro? Pensa quante volte ti ho aiutato. Speravo che potessi ricambiare il favore. Troppo debole per riprendere il controllo. Dovrò tirarti fuori a suon di pugni. È il momento. La tua famiglia ti ha abbandonato. È perché sei debole. Hanno paura di te. E lo sai. Per me! Harry ha bisogno di te! Ricordi! Giusto! Ha un nuovo asso da giocare! Sta morendo, Doc! Non voglio perderlo! Sei l'unico che può aiutarlo! La bocca! Se mi avvicino, posso iniettare l'antidoto nelle gengive!
Dove l'hai presa? Harry Osborn. Dice che l'hai creata tu. Vieni con me. Proprio come pensavo. È qua giù. Ehi, 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 piano. Lasciatemi avvicinare. Calma. Spara lì! Vado! Cos'è quella cosa? È il frammento di un meteorite atterrato fuori città diversi anni fa. E c'era anche quello. Ho addosso un alieno. Lo chiamiamo simbionte. Si lega a livello subcellulare al suo ospite. Nel nostro caso, Harry Osborn. Te l'ha dato lui? Non proprio. Ero ferito. E ti ha scelto. Quindi è più pericoloso di quanto immaginassi. Dobbiamo chiamare la Oscorp. Dobbiamo distruggerlo. Distruggere noi. Hai detto che mi ha scelto, Doc. Fa di me uno Spider-Man migliore. Ho avvistato il bersaglio. Lo seguo. MJ, è bello sentirti. Come te la passi? Bene. Sto sistemando altri scatoloni a casa. Ho sentito Harry. Sì, ma tu come stai? Ho saputo di Lizard. Io sto bene. Connors è guarito, la tuta funziona ancora a meraviglia e, a quanto pare si chiama simbionte ed è un alieno. Roba da pazzi, vero? Aspetta, cosa? Non sembri affatto preoccupato. Sono preoccupato, ma non avrei mai fermato Connors senza il suo aiuto. Peter, voi due avete distrutto mezza città. Cioè, hai visto come ha ridotto il museo? È un miracolo che non sia morto nessuno. Io non credo. Ed era l'unico modo per curarlo. Insomma, avrei dovuto lasciare che distruggesse tutto da solo. Non intendevo. Io starò qui a lavorare tutta la notte. Mi è venuta finalmente l'ispirazione per un pezzo a prova di Jonah. Magari quando torni avrò qualcosa da mostrarti. Cosa ne è preso? Forse è sotto stress per il lavoro. Meglio lasciarla sola. Nel frattempo, noi potremmo aiutare qualcuno qui in giro.